Ci sono i federisti, ci sono anche due miei universitari, quindi non posso che apprezzare molto la loro presenza, anzi tre, perché anche Rosaria per me è più di una leva, è un'amica. Quindi tre le università, che tra loro per l'altro non vi conoscete, Giovanni non vi conoscete tra di voi, no? Non vi frequentate. E comunque questo mi rallegra particolarmente, anche perché noi abbiamo oggi la possibilità di incontrare Emilia Bersabea Cirillo, che è stata già nostra ospite 3 anni fa. Noi l'abbiamo ricordato nel comunicato stampa, quando abbiamo ricordato che nel 2010, nell'ottobre del 2010, presentammo Una terra spaccata, un libro di edizione San Paolo, che in quell'occasione fu un momento, almeno per me, ma spero anche per voi se lo ricordate, un momento di particolare gioia, quello di conoscere Emilia che non conoscevo e di confrontarmi con una scrittura e con una scrittrice che aveva ed ha delle doti straordinarie. Il comunicato stampa, voi l'avete letto, cercava di raccontare questa straordinarietà, perché noi abbiamo degli scrittori straordinari nella nostra terra, l'Irpinia la riteniamo parte del sangue, Benedetta Agnelli, nostra anche ospite in uno dei nostri incontri, nella riprova, scrivono benissimo, fanno delle cose di grandissimo spessore culturale, e per la verità hanno un riconoscimento decisamente inferiore alle loro doti. A noi, come Fondazione Romano, interessa ovviamente pochissimo quello che è la reputazione sociale degli scrittori. Ci interessa il fatto che ci piacciono e che quindi in qualche modo poi abbiamo interesse a presentarli, perché ci sembra quello che fanno è di particolare pregio. Emilia, in questo libro di racconti, di cui credo uno era già uscito precedentemente, il violino. Sì, ma è uscito, ma anche un altro che era stato scritto per Ciani. No, era uscito sia il Violino di Siena, che aveva vinto il premio Lo Stellato questo un po' di anni fa, poi un altro che si chiama Gli Infiniti Possibili, era uscito in una antologia che avevamo fatto da Villino, cioè aveva chiesto a Generoso Piconi, direttore del Mattino. Abbiamo fatto una cosa che si chiama una piccola antologia di 4 racconti, di 4 scrittori fini, che si chiamava Le Franche. E c'eravamo io, Marco Ciriello, Franco Armigno e Franco Festa. E quindi questo, però insomma questi racconti erano uniti da un tema, per questo poi li ho scritti altri e li ho messi insieme. E adesso ci racconterai, sì, l'impressione sì. Che io ne ho avuto, vi ho dato un piccolissimo saggio, no, ma tanto questo era più per la registrazione, non tanto sì. Che tanto ci sentono bene. Certo. Era legata al fatto che la letteratura oggi si occupa di molte cose, si occupa di molte cose che riguardano anche l'esclusione sociale, il tema della solitudine, della sofferenza di vivere, cioè tu a un certo punto citi Flaiano, che è uno di quegli scrittori, che proprio nel brano che tu citi, nella continuazione del brano che tu citi, lo dirò tra un attimo, parla di questo tema della solitudine, quando tu citi il libro di Flaiano, Una questione privata, di Fenoglio, scusami, di Una questione privata, riporti tra virgolette quella frase di Milton, correva con gli occhi sgranati vedendo pochissimo della terra e nulla del cielo, poi quella frase continuava, io me la sono andata a ritrovare, c'era il libro,
perfettamente conscio della solitudine, del silenzio, della pace. Ecco, secondo me il tuo libro dà una chiara dimensione di queste tre cose, della solitudine, del silenzio e della pace. Quindi, riportando Fenoglio alla parte successiva, sapete tutti chi è Fenoglio, per l'età è molto giovanissimo, quindi, ha scritto cose che sono state pubblicate prevalentemente postume, il Partigiano Johnny. Questa è una questione privata, che è stata pubblicata a questo posto, è stato pubblicato poco dopo che lui è morto nel 63, aveva 40 anni, 41 anni neanche compiuti. Lui era piemontese, è stato un po', Italo Calvino diceva che era lo scrittore della resistenza per eccellenza. Una questione privata, proprio Italo Calvino lo ritiene il miglior libro sulla resistenza che era stato scritto in Italia. E c'era questo partigiano, come si chiamava il nome di battaglia, Milton, che racconta di questo momento, del suo amore, è una lunga storia bellissima da leggere, ma Fenoglio era uno scrittore un po' particolare. Però la cosa che volevo dirvi, molti scrittori scrivono le cose di cui parla Emilia, pochissimi scrittori lo scrivono in questo modo. Io sono un suo lettore veramente entusiasta, perché il modo in cui lei scrive, che ovviamente attiene molto anche a delle tradizioni letterarie italiane, penso parliamo dalla cadenza, al ritmo della scrittura, al dettaglio con il quale pone alcune delle questioni letterarie un po' tipologiche della nostra cultura del sud, in realtà in lei si trasformano, diventano una cosa un po' più onirica, molto più legata ad una prospettiva che non è più solo realismo, nemmeno neorealismo, ma è una prospettiva che ha una dimensione molto più poetica. Infatti io nel mio comunicato stampa l'ho definito un saggio plurimo di poesia narrativa, un libro di struggente attualità, proprio molte le questioni di solitudine di cui parlo, delle storie di cui parlo sono di struggente attualità e di incontenibile bellezza. Io il tema dell'incontenibile l'avevo tratto dal mio appunto che mi ero posto sul libro, perché quando leggo un libro mi appunto delle cose che sono in parte riprodotte nel comunicato stampa, in parte no, perché il comunicato stampa non può contenere troppe rivelazioni, soprattutto non può rivelarsi per quello che è il tuo stato d'animo rispetto al libro. Ho messo impalpabile, umido respiro di media fitta, questa cosa risalita dal buio del cuore a pagine bianche ricade di lacrime, ma che qui è una cosa tipicamente personale, che non si mette mai in comunicato stampa, non ce l'ho fatto, però alla fine ce l'ho messo. Però il mio commento al libro, che non ho riportato cioè il tema di incontenibilità, è un libro di struggente e incontenibile poesia. Io in quel caso il valore struggente non lo riconducevo all'attualità, ma lo riconducevo alla poesia. I racconti aprono le finestre della vita reclusa come mani bianchissime e sottili, più leggere di un soffio di vento, ma nulla è più naturale del vedere scrivere questa straordinaria prosa di letteratura, tenue, articolata, impalpabile, e qui ritorno al tema della nebbia, come nebbia risolta dal buio del cuore. Una parte delle cose che ho scritto in questa introduzione io le ho riprodotte nel comunicato stampa, dove ho messo sempre nell'intestazione del libro e con il mio commento al libro dove sta la bellezza, punto interrogativo, che ho scritto sta sempre nel posto sbagliato. Ecco, se dovessi dire che cos'è in sintesi il libro di Emilia, è un libro sulla bellezza, perché tutti i protagonisti sono straordinariamente belli, straordinariamente belli pur nella loro semplicità, ovviamente. Anche i protagonisti in negativo, perché il protagonista del primo racconto, quello da cui è tratto il titolo del libro, che è Gli incendi del tempo, che è una poesia di Paul Celan, un autore che noi amiamo moltissimo, tutti noi amiamo moltissimo, un po' diventato di moda, la prima quantità di moda amo meno, però è un autore che amo, perché oggi mi telefonava Maria Zarro, una delle nostre persone noi più care della fondazione, che viene poco, e mi diceva, so che oggi mi è sembrato questo libro, vorrei leggerlo, cita Paul Celan, che anche per lei è un grande poeta, forse considerato dei poeti del Novecento, escludendo gli italiani, diciamo così, forse quello più amato, quello più considerato, oramai sicuramente quello che va più di moda in questo momento.
E devo dire che lei diceva la stessa cosa, dico io, quando un poeta a te particolarmente caro, tu hai conosciuto quando non lo conosceva nessuno e poi è diventato famoso, io auguro a Emilia che diventi così veramente famosa, che noi poi se la citiamo ci dicono, tu conosci addirittura Emilia, un po' ti senti come una cosa tua ti è stata sottratta. Quindi questa frase è bellissima, che ti voglio leggere, l'intestazione da cui è tratto quel titolo del libro, da cui è tratto anche il titolo del primo racconto, e dice: ti vediamo terra, ti vediamo, tu esponi anima dopo anima, ombra dopo ombra, tu esponi anima dopo anima, ombra dopo ombra, così respirano gli incendi del tempo. Ecco, il primo racconto, che forse è quello che in qualche modo è più emblematico di una tonalità atona e poetica tipica della scrittura di Emilia, racconta di un argomento delicato, complesso, come quello del terrorismo e del post-terrorismo. Io l'altro giorno che ho fatto l'incontro, la settimana scorsa, che purtroppo ho avuto una serie di incontri tutti molto impegnativi, abbiamo presentato 5 libri la settimana scorsa, uno solo qua, gli altri fuori, ho presentato il libro di Ferdinando Imposimato, l'ultimo su Aldo Moro, i 55 giorni che hanno cambiato l'Italia. E nel presentarlo, una domanda che io volevo fare a questo signore, che è stato giudice istruttore per 3 dei processi Moro, e i processi Moro sono innumerevoli, comunque 3 dei processi Moro, io volevo chiedere: ma lei che parla di questi terroristi, ne parla con un tono asettico, processuale, ma li ha conosciuti, li ha incontrati, erano ragazzi, erano poco più grandi dei miei ragazzi, anzi forse avevano la loro età, io li chiamo miei, anche ovviamente non li possiedo, perché li amo come se fossero figli miei, però ne parla senza raccontare la loro storia, la loro dimensione emotiva, spirituale, le loro rivendicazioni, che loro ritenevano, molti di questi erano delle vite normalissime, addirittura facevano alcuni, facevano gli studi più duro per la verità, gli studi dell'Alitalia, facevano i professionisti, sono laureati anche in maniera brillante, alcuni di loro, erano delle persone con delle grandi capacità, che improvvisamente hanno deciso di fluire sulla lotta armata. Ecco, la delicatezza con la quale raccontare la storia di questo terrorista, per la verità anche in maniera critica, perché la protagonista, che non è il terrorista, ma è l'amica del terrorista, che un bel giorno lo vede scomparire, non lo vede più tornare, dopo un po' viene anche arrestato e poi scompare completamente dalla circolazione, racconta della madre, delle sofferenze di questa madre che aspetta questo figlio per 20 anni, torna, organizza questa festa, di una malinconia, una cosa molto teatrale, direi quasi cinematografica questo racconto. Ecco, io mi sono molto riconciliato con il racconto, mi ha molto rattristato, gli altri sono più leggeri, quello è il primo, è proprio gli incendi del tempo, è particolarmente duro per la tonalità con la quale è introdotto l'argomento. Una tonalità sempre uguale, con una cadenza regolare, ma al tempo stesso priva di quelle condizioni che a volte noi utilizziamo dal punto di vista letterario per rendere tutto più tollerabile, rendere tutto più edulcorato, sostenibile. Anche il finale, quel finale sospeso, peraltro, che parla del professor Keating, quindi parla di una cosa che noi amiamo molto, no? Il carpe diem, l'attimo fuggente, parla del film L'attimo fuggente, è tutto così, la mamma di lei, la mamma di lui, in questa presumibile Avellino, che è quello che si è ambientato ad Avellino, che io conosco per ragioni di radici culturali, personali, perché essendo di origine irpina ovviamente conoscevo l'Avellino, soprattutto quella prima del terremoto, quella a cui poi molto spesso fa riferimento la mia amica Emilia. Devo dire, racconti tutti straordinari, io ne ho fatto una sintesi nel comunicato stampa, quindi quindi sono particolarmente contento che il comunicato stampa sia piaciuto a Emilia, che mi ha telefonato, la ringrazio per questo, che mi ha telefonato per ringraziare. Io ringrazio te, Felice, per queste cose bellissime. Devo dire però, tutti e sette i racconti hanno una dimensione di bellezza autonoma, cioè sono tutti collegati tra loro, hanno in comune, secondo me, quell'argomento che ho ricavato da Fenoglio, della solitudine in particolar modo, ma anche del silenzio, anche della pace, anche il racconto di un ragazzo algerino, il racconto di
particolarmente ricco di spunti onirici, però racconta anche quello pieno di una quiete. A me quel racconto, a differenza del primo, che mi ha un po' imbarazzato, perché un racconto tocca un argomento che a me poi particolarmente caro, che è quello di Carolino, che mi tocca molto da vicino, ma non perché abbia avuto delle persone amiche, sì, ho conosciuto i ragazzi del 77, molti miei amici del 77 che sono rifugiati nella lotta armata, molti di questi ragazzi in realtà poi li ho perduti per sempre, quando sono usciti da quei gruppi di sinistra di cui noi facevamo parte, poi sono finiti in un mondo indistinto che io ho seguito dai giornali, io ho perduto, non avevo con loro un particolare rapporto di amicizia, quindi voglio sostanzialmente perdere. Però è un argomento che mi tocca perché, ripeto, la cosa che mi colpisce è che i ragazzi vivono una vita che noi cresciamo i figli pensando che gli diamo tutto quello che è necessario, li accudiamo, li vogliamo bene, pensiamo faranno ottime cose nella vita, e poi questi ragazzi, casomai i più brillanti, hanno fatto una scelta in quegli anni, negli anni di 60, una scelta radicale, e hanno fatto cose terribili. Cioè, se io racconto appunto della vicenda Moro, questi ragazzi che stanno lì, erano ragazzi di 23, sì, 4, sì. 5, 7 anni, 28 anni massimo, 30 anni, Gallinari, Moretti, cioè ragazzi che hanno cambiato completamente la loro storia, la loro vita per una guerra. Come dice il protagonista del racconto, gli incendi, noi abbiamo fatto una guerra, era una guerra noi contro lo Stato, noi abbiamo perso, c'era una guerra, noi contro lo Stato, ricordavo le parole, ogni mezzo era giusto e alla fine ho fatto quello in cui credevo, dice Leonardo. Mi fermo qui, che poi casomai faccio delle osservazioni strada facendo, ci sono talmente tante cose da raccontare, però dal ragazzo algerino fino all'ultimo, quello che ho raccontato anche quella della signora anziana che si ricollega alla sua giovinezza, l'unica donna che ha amato, l'unica persona che ha veramente amato nella sua vita, una ragazza che aveva perduto quando era molto giovane, la rivolta del pane, devo dire tutti i racconti di una suggestione, di una bellezza particolare. Quindi sono felicissimo di avere, dopo 3 anni esatti, ottobre 2013, di avere Emilia qui. Emilia è una delle scrittrici migliori in Italia, secondo me, che in questo momento scrive in Italia, riconosciuta o non riconosciuta, poco importa. Io quando facevo il salotto letterario dissi che la vera letteratura è sempre postuma. Quindi, ahimè, mi dispiace dirtelo, ma questa è una verità, dobbiamo accettare, sì, i grandi scrittori sono riconosciuti sempre dopo, anche se l'hanno stato riconosciuto posto, la scrittura vera, la scrittura che ha innovato, che innova profondamente, salvo che gli scrittori alla moda, ce ne sono parecchi anche i Virpini, perché appunto altri scrittori alla moda li citano, anche se quelli non si possono definire quelli che citano, no? Lo scrittore citato è in qualche modo è uno scrittore di valore, sarà superato dal tempo, perché poi quelle cose lì saranno superate dal tempo, ma devo dire che la scrittura vera di spessore, secondo me, è una scrittura che viene capita con il tempo, e il tempo tesse matita lunga, come pensai. Quindi grande piacere della Fondazione di averti qui con noi, grande piacere ad averti come guida di una letteratura di valore, di qualità, che in circolazione ce n'è poca. Raccontaci un po' come è nato il libro, da che cosa nasce, qual è il tuo comune denominatore, il mio l'ho detto, qual è Solitudine, Silenzio e Pace, ma il tuo sicuramente sarà diverso, per me era questo. E raccontaci un po' brevemente le storie, così poi io ti faccio qualche domandina sulle storie. Bene, grazie Felice, perché sei sempre così caro e anche così, come dire, coinvolgente quando mi presenti, credo quando presenti in genere, perché c'è sempre un po' di te, no? Nelle persone che vengono. Questo è bello, che una fondazione si apra agli altri non per moda, ma perché c'è necessità di un confronto con le persone che sono qui invitate. Io devo dire che sono una scrittrice che ama molto scrivere i racconti. I racconti è un genere che in Italia è molto sottovalutato, anzi non è per niente amato. E, questi racconti, avevo già scritto un altro libro di racconti che si chiama Fuori misura, che ha avuto, insomma, che ha vinto il premio Chiara, ma questo diversi anni fa.
E poi, insomma, ho scritto due romanzi, ma per me i racconti restano, come dire, la pasta che mi riesce meglio, no? Perché la scrittura è un po' come impastare. E scrivere racconti è per me una, è un, come dire, è un'illuminazione. I racconti devono avere dentro una storia che ti brucia, che ti attraversa, un po' come una poesia. E devono essere fulminanti, non devono avere così troppe storie intorno. Non so, è un genere che io ho cominciato ad amare perché leggevo Pavese, che ha scritto dei bellissimi racconti, ma ancora di più Hemingway con i suoi 49 racconti. E poi ho letto sempre, quando ho potuto, insomma, altri racconti bellissimi per me sono i racconti di Caterina Masfield, che aveva scritto, secondo me, il racconto più bello che abbia letto è Sulla baia. Io ogni tanto me lo rileggo perché dico, ma questo racconto ti dà proprio la gioia della scrittura, ti pacifica e nello stesso tempo ti inquieta, perché secondo me la letteratura, la scrittura non ti dà mai pace, guai se ti desse pace. Deve insinuare in te qualcosa, ti deve lasciare sempre un po' come una scossa, come se avessi preso un po' di elettricità, e ti deve un po' far arrizzare i capelli in testa, ti deve far dire, ma che cosa ho letto qua? La consolazione non è della scrittura, perché è troppo facile e non va bene, secondo me. E quindi io ho scritto Fuori misura, era sulle storie di corpi che diventavano esageratamente grandi o diventavano molto, molto magri. E poi ho cominciato invece a guardarmi intorno, ho guardato che intorno a me c'era gente che perde la propria terra, perde il proprio posto, diventa altro da sé. Ho cominciato a scrivere questi racconti che volevano parlare soprattutto di migranti, cioè di persone che devono andare via dal posto. Il primo è stato appunto Il violino di Sena, ed era la storia di questa violinista che veniva dalla Bosnia e che viene ospitata da una signora molto bene nella sua bellissima casa sul mare a Punta Ricosa, ma questa violinista ha perso il violino, non può suonare, e da questa storia del violino perso si cominciano ad aprire altre storie. C'è questa donna che è sempre lì, sicura di sé e della sua perfetta felicità, della sua tovaglietta di lino ricamata, delle sue tazzine tutte precisine. Insomma, queste donne a cui la vita non ha fatto mai un tocco, un pelo di capello, ha all'improvviso un'illuminazione che si può anche vivere e soffrire, vivere e lasciare la propria terra, vivere con un'arte che non è riconosciuta, e da questo momento lei comincia a porsi molte, molte domande, fino a che questa giornata, che doveva essere per loro la più bella delle giornate possibili, un po' come quei rotocalchi americani in cui c'è questa donnina tutta perfettina, non so, il mulino bianco di Barilla, dove tutto accade, tutto si incastra alla perfezione, siccome nella vita non è mai così, e tutto invece deve deflagrare, e questa donna si trova in mano i cocci di questa speranza, che doveva essere questa splendida giornata al mare, e di questi profughi che lei aveva accolto con, tra virgolette, cristiana affettuosità. E così, parlando e andando avanti, ho pensato ad altre storie che appunto avevano come protagonisti persone che perdono la loro terra, soprattutto le badanti. L'ultimo racconto è la storia di una donna di Nusco che sta per morire e che viene assistita da una badante, che è una donna che anche lei è musicista. Io amo molto la musica, nei miei racconti c'è sempre molta musica, perché l'ho imparata, e qui lo racconto, l'ho ascoltata grazie ad un grandissimo compositore, forse il più grande compositore italiano di musica contemporanea, che si chiamava Luigi Nono, e che è oggetto di un racconto che si chiama Gli infiniti possibili, che è stato ad Avellino negli anni 70 e che ha coinvolto la mia generazione intorno a lui, intorno ad un progetto che si chiamava Musica Incontro. E io racconto questa storia della musica, di come la musica cambia la prospettiva della vita, e di come questa musica, soprattutto che lui componeva, questa musica dodecafonica,
che può sembrare una musica orribile, no? Perché non ha un suono gradevole, atonale appunto, come diceva lui, e invece è la musica del nostro tempo, quella che ti prende e ti attraversa, perché non può che essere così. A me piace tutta la musica, più di tutto mi piace Bach, ma quando Bach componeva anche lui non era tanto ben capito, perché insomma all'epoca si faceva tutto un altro genere di musica, e così è sempre stato così. E quindi ho cominciato a raccontare le storie non solo di quelli che perdono la propria patria, come il bambino appunto algerino Amin, che viene mandato in Italia a vendere i fazzoletti pensando che invece veniva qui a fare chissà che, e che poi si ribella a questo suo destino, perché qualche protagonista cerca di ribellarsi, nessuno veramente vuole che la vita sia quella specie di maledizione e quella condanna che gli viene data, quindi c'è sempre nei protagonisti un desiderio di fare dell'altro, insomma nessuno subisce, forse l'unica che subisce è la prima protagonista, Adriana. E poi ho cominciato a pensare ad essere esiliati dentro di sé, c'è un racconto che parla, si chiama Oceane, ed è ambientato in Bretagna, di questa donna che non sa come dire al suo fidanzato che non lo ama più, non ha parole, e allora diventa tutta coperta di bustole, come se avesse un'allergia che non la fa andare via da questo posto dove stanno e deve assolutamente curarsi, e da qui entra insomma in una specie di così di cura magica che gli propina questo medico che ha inventato un unguento che potrebbe guarirla, ed è tutta una storia che si snoda tra la Britannia, Merlino, insomma un po' così, anche questa storia un po' delicatissima. Sì, sì, però ed essere anche esiliati rispetto al proprio corpo, no? Non stare più nella propria pelle, non sentirsi più di appartenere a se stessi. E poi ci sono questi tre racconti che mi sono particolarmente cari, scritti in momenti assolutamente diversi. Il primo, Gli incendi del tempo, è una storia quasi vera, perché il mio compagno di scuola si chiamava Nicola Valentino ed è stato terrorista. E io mi ricordo che quando lo presero, io stavo all'università, non potevo assolutamente immaginare che il mio compagno di scuola, il mio compagno di liceo, la persona con la quale io passeggiavo per la villa comunale di Avellino quando avevo 15 anni, era diventato terrorista. Io ero stata per caso al cinema con mio marito, perché questa sera mio marito, ma all'epoca eravamo solo fidanzati, e c'era con noi seduto vicino questo Nicola, che per caso era seduto vicino a noi, e commentavamo un film tra i più brutti che abbia mai visto nella mia vita, e dicevamo proprio questo, dico ma che film ci siamo venuti a vedere? E poi l'ho visto sui giornali, e questa storia non può passare in vano, soprattutto se tu hai conosciuto questa persona e ti rendi conto che lui ha ucciso un giudice e gli uomini della sua scorta in una follia, in un incendio appunto, perché la sua vita da quel momento in poi non è più stata la vita che in qualche maniera ci aveva così accompagnato, ma non è stata più così la vita dei suoi genitori, la vita della sua famiglia e anche la vita di una piccolissima comunità come quella di Avellino, che si interrogava sul perché. E allora Gli incendi del tempo per me ha significato proprio questo, no? Di un tempo che ti viene in qualche maniera sottratto, come ti viene sottratta la tua terra, e che diventa un gran cumulo di cenere, perché io poi Nicola l'ho rivisto dopo appunto 20 anni, che ha avuto dei giorni di uscito dopo 20 anni, e insomma è stata una cosa per me dolorosa, perché, ma non solo per me. E la madre era molto contenta che ovviamente era tornato a casa questo figlio, e in qualche maniera il racconto fa un po' questa storia, è come se per loro il tempo non si fosse mai mosso da dove stava. Io mi ricordo che lui non riconosceva i soldi, non sapeva più dove stavano le 50.000 lire, perché si parla prima dell'euro, o le 100.000 lire, cioè aveva però sempre quest'aria, come dire, io ho fatto una cosa che insomma mica tutti sono così in grado, ed era l'unica forza che potevano avere, non potevano dire abbiamo sbagliato assolutamente tutto, io ho speso 30 anni della mia vita nelle padre galere per aver fatto una follia indimenticabile e senza nessuna
come dire, senza nessun appello. Io sono contrarissima, ovviamente, come si leggerà nel racconto, a queste storie dei terroristi. Non riesco a capire come si possa essere giudice senza aver fatto un processo, come si possa prendere un fucile e andare a sparare, un mitra, andare a sparare. E questa storia triste dell'Italia è una storia che non è stata mai veramente poi, come dire, spiegata fino in fondo. Questi come hanno imparato, ma qua entriamo in un giro lunghissimo, i fucili, le fucili, no, i mitra e questa bravura dello sparare, dove hanno imparato, chi li ha finanziati, dove sono andati. Sono storie queste che, insomma, non si è capito niente col delitto Moro di cui ragionava Felice, figuriamoci se possiamo... Ferdinando Cosimato nel libro che dicevo ha evocato un po' una serie di collegamenti con i servizi segreti, soprattutto russi, non solo russi, in realtà con i palestinesi, con buona pace il mio suocero, il figlio palestinese. Ciao Massimo, quando vedrai che questo va in rete, quindi lo dico. Devo dire che il dato è imbarazzante, quello che dici tu è verissimo, però a me interessava, di questa storia mi interessava anche la parte proprio umana. Io mi chiedevo, ma come è possibile questi ragazzi veramente sono diventati solidari? Se tu racconti una cosa bellissima, adesso lo cercavo, non l'ho trovato, quando tu dici che lo incontri questa persona, l'unica cosa che avrebbe imparato a fare era difendersi, sostanzialmente a proteggersi, cioè per 20 anni mi pare proprio, perché in realtà non voleva vedere quello che era accaduto. No. Io ricordo che una delle ragazze, forse una ragazza che dell'istoria, una delle storie Moro, la ragazza adesso non mi viene il nome, ma che io l'ho vista poi in rete appunto, il viso, una ragazza graziosissima, piena di delicatezza umana, anche sembra quando parla di posizione in tribunale. Quella è una che è andata a uccidere Bachelet sulle scale dell'università, il professore Bachelet, un grande amico del mio maestro, lo ricordo benissimo, quando è uscito Vittorio Bachelet, che era allora vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Una ragazza che, se tu la vedi, non solo una ragazza normalissima, una ragazza di doti intellettuali, umane, anche il garbo col quale rendeva le sue idee, e quella stava parlando delle sue idee, che erano idee con le quali aveva ucciso le persone. Parlava di fatti, non solo fatti criminali, ma questo è meno imbarazzante, ma parlava di fatti criminali che attenevano all'omicidio scelto di una persona, cioè, che è imbarazzante. Devo dire, comunque, tu l'hai reso benissimo questa storia, soprattutto psicologicamente la figura di Leonardo è resa veramente con grande acume, anche il modo in cui si avvicina a lei, il modo in cui poi si allontana, la scelta della sua compagna, questa devozione della compagna nei suoi confronti, veramente scelta, tutti i passaggi funzionano perfettamente. Niente, poi c'è questo racconto che... Gli altri due, questo è uno dei tre, sì, poi gli altri e poi due. C'è un capolavoro che racconta di un uomo che faceva il piastrellista, però Nicola, però non lo faceva come, diciamo, a cotti, ma no, come si usa... come si usa dire, no? Allora tu vieni, ti do quanti metri fai, tanto ti do. Lui faceva le cose per bene, perché per lui fare le cose per bene significa fare le cose belle. Lui credeva come dire, nell'etica della bellezza. Più bello è una cosa, meglio forse diventi. E quindi questo essere così legato a fare le cose per bene lo porta, insomma, a fare delle scelte. Lui che ha dovuto appunto andare via da Torre Annunziata e vive a Berlino, dove c'è stato questo lungo periodo in cui tutti andavano a Berlino, tutti a costruire a Berlino, tutti a fare le cose a Berlino, e lui che si trova in una condizione difficile decide di perché la moglie è impazzita per tante cose che spero qualcuno legga. Le diciamo tutte. Sì. Però lui diceva questa frase bellissima: il mondo andava verso il brutto, pensò alzando la tapparella. Con il suo primo pensiero: il brutto nega la felicità, nega il sorriso, ci fa sentire, ma forse accade solo a chi ha sensibilità, come piccoli topi in gabbia. Ecco, questa cosa del brutto ci fa sentire come piccoli topi in gabbia, è un argomento che noi abbiamo trattato la settimana scorsa, no? Abbiamo parlato della bellezza, sì, con Gaetano Troisi, peraltro il Pino anche. Sì, lui. Sì, abbiamo parlato di questo di Salerno, di questo suo ultimo libro, denuncia contro la muraglia salernitana, diciamo, il Crescent, questa cosa che stanno facendo a Salerno.
Questo è un saggio. Abbiamo parlato della bruttezza. Della bruttezza, sì. No, della bruttezza. Io ho parlato cioè, il mondo andava verso il brutto. Perciò ho citato questo passaggio. Sì, mi parlavo della bruttezza di certe scelte urbanistiche. E devo dire questo di una delicatezza, questo di una poeticità, questa figura di Nicola. Dice delle cose, fa delle cose, fa una cosa bellissima, fa un rivestimento della piscina straordinariamente, poi lui lavorava senza un precostituirsi l'idea di ciò che avrebbe fatto, quindi realizza questa piscina, realizza tutta la parte interna della piscina, poi la persona che gli ha dato l'incarico, il suo capo, diciamo così, gli fa capire, dice, guarda, è un dito d'acqua, quindi tu hai fatto questa cosa bellissima. E lui non interessa il fatto che sia una cosa così bella che viene poi coperta, nessuno la vedrà, lui interessa il fatto che lui abbia dato quel suo contributo decisivo a una cosa che è bella. E trovo, cioè, il fatto che non ci sia una finalizzazione, lo trovo straordinario, poi il senso della poesia, il senso dell'arte. Ma anche no? Il senso della scrittura. Il senso della scrittura, il senso della letteratura più. Perché guai se appunto diciamo, volessimo essere, come dire, guardarci ogni volta l'ombelico e dire però ho fatto una cosa. Uno la cosa la fa, poi la fa come meglio crede, ma soprattutto la fa con l'onestà che più. Che hai dentro, insomma, la fai al massimo perché non puoi che farla così, cioè sulle parole si ritorna, sulle frasi si ritorna, sulle storie si ritorna e bisogna poi limarle, bisogna aggiustarle. Guai a pensare che tu scrivi e è finito, cioè non è un tema che devi consegnare, ma è un pezzo di te che tu dai al mondo e questo pezzo di te deve essere il migliore possibile, deve essere quello che per gli altri nella Gestalt teoria era il concetto del perfetto finito. Io finisco quando per me non c'è più niente da aggiungere, forse non c'è per me, non c'è più niente. Poi magari va alle case editrici e c'è tantissimo da cambiare perché quello che si scrive oggi è poi oggetto sempre di case editrici che devono vendere, ed allora devi cambiare tutto, cioè devono ci sono criteri di mercato. Io ringrazio questo editore che è un editore indipendente ed è un grande, ha una grande storia editoriale alle spalle. Lui ha fondato Anabasi, che era una casa editrice di Milano con la quale ha pubblicato la prima volta Maria Orsini Natale. Lui ha scoperto questa grandissima scrittrice e lo ringrazio perché ha avuto il coraggio di pubblicare racconti. Lui pubblica moltissimi racconti, adesso ha pubblicato i racconti di Ginevra Bompiani e altri, perché crede molto, insomma, però sostanzialmente ci sono case editrici che se tu non gli porti un romanzo che si deve vendere non te lo leggono proprio, non te lo guardano proprio, devono trovare ragioni perché poi il pubblico, insomma, quasi innesca un discorso molto complesso se viene prima l'uovo o la gallina, perché voglio dire il pubblico, ma il cliente, il mercato, ma siamo noi il mercato o siete quello che voi volete che diventiamo? Cioè oggi io mi chiedo, uno scrittore appunto come Buzzati avrebbe spazio per essere pubblicato, perché qua vogliono tutti gialli, crimini, noir, romanzi rosa, ma devono essere di un rosa rossissimo, rosissimo, cioè non una cosa proprio, cioè proprio quelle cose che ti... va bene, insomma, poi ci sono opere di letteratura che escono, ma sono sempre meno e sempre tradotte, perché con la traduzione si rischia pochissimo. Quindi un'opera tradotta che ha avuto già successo fuori ha un giro importante e questa è la situazione. Il terzo racconto? Il terzo racconto è quello di Luigi Nono. Per me il racconto Gli Infiniti Possibili è una storia che poi è stato quello che noi scrivemmo per fare questa antologia su l'Irpinia, Le Frane Ferme. E io ho raccontato una storia che insomma è un po' vera, un po' ovviamente come tutte le storie inventate, di quest'Avellino degli anni 70 e contemporaneamente di una donna che ricorda quest'Avellino degli anni 70 vivendo in una città che è diventata quello che è diventata, insomma. Ma Saverio in Bimbo è... esistito. Saverio in Bimbo era professore di diritto del lavoro, il più giovane professore di diritto del lavoro che insomma non è più con noi.
ed è un omaggio a questo nostro amico carissimo, appunto, diventavamo con lui un po' più intelligenti, come diceva Natalia Ginzburg parlando di Pavese. Noi abbiamo avuto il piacere di conoscere questo professore di diritto del lavoro, che in realtà si chiamava Gaetano Vardaro e che era nostro amico, nostro fratello, e con lui abbiamo avuto ad Avellino questa breve ma bellissima stagione di Musica Incontro. E quindi quando ho dovuto scrivere una storia su Avellino, ovviamente ho pensato a questa storia che ci aveva attraversato, ma mai raccontarla per quella che è stata, ovviamente, perché non sarebbe significativo. Insomma, io non faccio la cronachista, ne raccolgo leggende. Io magari, insomma, mi piace saperle, ma bisogna poi rielaborarle, farle tutte da capo, reinventarle. Questo è. Infatti tu dici, avevamo un amico tanti anni fa, si chiamava Saverio Bimbo, ovviamente nella storia qui si chiama Saverio Bimbo, oggi c'era svelato il vero nome, era l'amico più caro, intelligente e curioso del mondo, scrutava il nostro animo come un sommozzatore al fondo del mare, il suo svelava solo apparentemente, conservando segreti e pensieri che preferiva tenere per sé, che forse neanche voleva sapere. E questa storia è una storia particolare, che parla appunto del grande sforzo che è stato fatto in un certo momento da un gruppo di giovani di cambiare le cose, di pensare in maniera diversa, contro l'opinione degli altri, perché c'era l'opposizione di tutti, ovviamente, queste cose. E non so se poi il tuo, io, come le citazioni sono dei musicisti effettivi tipo Collini, eccetera, credo che siano tutti autori che sono venuti nei vostri, certo, nei vostri incontri, no? Sì. E devo dire, noi abbiamo tra qualche mese, faremo partire un progetto, qui da noi ti chiederemo di darci una mano, di darci qualche consiglio, che si chiama Parole in Musica, non sapevo della tua musica. Per poco che so. No, noi faremo questo progetto che cerca di parlare, avremo, questo lo dico anche agli amici soci della fondazione, ma lo dico un po' anche a tutti, perché questo ci tengo, che ne abbiamo già parlato il 4 settembre, ma adesso sta maturando questo progetto. Faremo tre eventi musicali di musiche diverse, di generi musicali diversi, con eventi culturali satellite che sostengono i tre eventi culturali, i tre eventi musicali. E parleremo non tanto della musica, parleremo delle parole in musica, quindi sia nella versione in questo primo caso, in questo primo anno della musica colta, della musica popolare, della musica e della musica o tradizionale o popolare, della musica leggera, che ci interessa anche parlare di questo argomento, che poi si identifica molto con la musica popolare. E ci interessava perché a me interessa molto risalire alle origini del canto musicale. Il canto musicale, che peraltro oggi c'era Giovanni alla lezione, l'ha sentito al nostro incontro con Maria Paola Mitti, la professoressa Mitti di Urbino, e ci ha parlato appunto del canto musicale come addirittura l'origine del diritto. All'origine del diritto è il canto musicale, canti aedici, omerici, tutta la sfera dell'Esiodo, la Teogonia, tutto il tema, no, della giustizia, del canto, che stanno insieme in origine. I cantori erano dei poeti, ed erano dei poeti che raccontavano delle vicende, che erano le vicende di coesione sociale, ma che erano le vicende della giustizia, quello che noi oggi chiamiamo comunemente la giustizia. Quindi chiederemo un aiuto su questo evento che si realizzerà nel mese di giugno 2014, che parlerà appunto delle parole in musica, racconterà le parole in musica. Poi te ne parlerò. Però mi interessa molto questo tema della vostra esperienza di quel tempo, perché tu lo rendi con grande vivezza questo momento, e rendi con grande vivezza anche il fatto che la visita che il protagonista riceve di una persona che vuole approfondire come è possibile che Luigi Nord sia venuto da Avellino, che è venuto da Avellino, Luigi Nord, vorrei capire, cioè, e che poi rievoca i ricordi, a un certo punto questa rievocazione diventa una rievocazione troppo dolorosa. Stacca i punti col mondo, e non dico il finale del racconto, ma il finale del racconto è un finale evocativo, ovviamente, della fine di Saverio Bimbo. Dico ovviamente perché chi conosce legge il racconto capisce che poi la protagonista, che faceva un certo tipo di sport, doveva in qualche modo poi vincere una paura che identifica con la fine di Saverio Bimbo. Ma
la storia di Pogliani, perché poi noi siamo diventati come siamo diventati, un'altra cosa. Cioè Pogliani 70, adesso il terrorismo ti può anche non piacere. Io ho conosciuto bene la scuola di Trento, quindi ne ho un'idea culturale diversa, forse probabilmente rispetto alla tua. Nessuno piace il terrorismo, ma l'idea culturale da cui è partito, quell'esperienza culturale, per la verità, quell'esperienza terroristica partiva da premesse culturali completamente diverse, che sono maturate in quegli anni, gli anni di cui parli tu, gli anni 70. Perché anche Avellino è totalmente cambiata rispetto a quegli anni, non ci sono più questi slanci profondamente innovativi al di là dei paesi oggi di turno. Perché cambiate? Non ci sa, anche noi non l'abbiamo più a Napoli, non l'abbiamo più a Benevento, non so se Benevento li abbiamo mai avuti, io non conosco la storia culturale di Benevento, conosco quella di Napoli, la conosco bene, è scomparso tutto. Beh, intanto perché i giovani non stanno più a casa loro, cioè noi eravamo giovani, avevamo 20 anni, 22, 23, insomma studiavamo ma stavamo tra Napoli e Avellino, adesso chi ha 18 anni se ne va. E non torna più, quindi questi, almeno ad Avellino c'è, io poi perché insomma queste città sono un po' private di questa fascia importante, la fascia che va dai 18 ai 25, 26 anni, in cui penso io, insomma il mio pensiero, però io non ho nessuna verità, intanto c'è questa privazione e poi perché c'è un problema di ideologie che sono un po' finite. E un giovane ha molta voglia, no, di credere, di inventarsi il mondo, di bruciare il mondo, ma comunque ha molta voglia di dirsi e di affermarsi. Insomma, non lo dico io perché, ma insomma, un giovane oggi ha molta difficoltà ad identificarsi in un percorso che sia politico o diciamo filosofico. C'è molta voglia dopo 20 anni di berlusconismo di forse insomma, di cambiare, però intanto c'è stato anche tantissimo. Noi stamattina ho assistito ad una scena stupida, però insomma due ragazzi si sono comprati due cellulari e hanno pagato velocemente 600 euro perché si dovevano comprare un cellulare che non so quali caratteristiche pazzesche abbia, forse questi ragazzi in una libreria non sono mai entrati a comprarsi un libro che costa 10 euro. Allora ho pensato che tutto questo mondo che sta cambiando è un mondo appunto dove il silenzio esiste nella misura in cui tu stai con la tua testa davanti a un tablet dalla mattina alla sera e non parli più, però non è che ti interessa il silenzio come una somma di suoni che si annullano tra di loro e che ti parlano proprio perché si stanno annullando e tu ti annulli loro, assolutamente. Questo non succede, ovvero insomma il silenzio non è più che tu vai in un posto di montagna e stai lì, magari passeggi, oppure ti piace solo guardare un panorama per x minuti o x ore, perché c'è questo andare e venire, insomma, che mi ha molto colpita questa storia di questa ragazza che contava velocemente questi soldi perché diceva lo posso usare subito questo tavolo, posso usare, cioè aveva questo desiderio proprio di così, insomma, ma vabbè, così. E poi perché siamo diventati noi così, questo non lo so, io ti posso solo dire che insomma le città hanno avuto, almeno le nostre città di provincia del sud, almeno Avellino non ha avuto il percorso che ci si aspettava, è una città che ha avuto un grande terremoto, è stata fortemente colpita, ma non ha trovato intorno, cioè come dire, è come se fosse una mela che si era aggrinzita senza essere mai veramente maturata. E mo si aspetta di vedere insomma, se cade dall'albero o insomma, si può fare una potatura per trovare un'altra forma di ricrescita, però Avellino è una città che non ha assolutamente al momento funzioni, allora tu senza funzione non puoi neanche dare una strada, una direttiva a nessuno, è una città terziaria, in cui il terziario sta finendo anche malamente, e quindi è diventata molto estesa, però nello stesso tempo ha un surplus di case che nessuno compra, insomma, il commercio, insomma è così l'Italia, voglio dire, non è, però queste piccole città di provincia del sud
Avellino in particolare risente di non avere una ferrovia, quindi di non avere un collegamento che la mette un po' in gioco rispetto al resto, risente di non avere avuto una valorizzazione delle pochissime risorse che aveva e poi risente di questa emorragia di gente che va via, perché negli anni sono andate via tantissime persone. E i giovani, una volta che vanno via, io sono madre di due figli che non torneranno mai più ad Avellino, ma noi potremmo fare un club di madri, di figli che vanno via e non tornano più perché non hanno più nessun desiderio di, come dire, rifare la strada che abbiamo fatto noi. E tutto questo poi, insomma, diventerà forse un libro, non lo so, qualcosa scriverò, perché anche questo, no, è un gran dolore nella vita di una persona, vedere che tu hai piantato in un ipotetico, diciamo, giardino degli alberi che si sono seccati e tu dici: ma allora ho sbagliato a piantare, ho sbagliato a curare, o sono alberi proprio che non erano adatti a questo clima, chi lo sa, non lo so, questo è un pensiero che vado a fare. Alberi erano adatti al clima, secondo me è la terra che non... Forse hanno le ali, dovevano volare, non erano alberi. Però dobbiamo anche, sì, però insomma bisogna anche poi capire il senso di queste città, dove ci sono X vani invenduti che continuano ad essere ingrandite, dove poi non c'è ricambio, dove non c'è gente che viene ad abitare. Mancano i servizi. Questi paesi dove non c'è più nessuno, che ne dica Arminio, che continua a parlare paesologicamente, però voglio dire, io in un paese come Bisaccia, ma neanche regalata mi trasferirei, ma non perché è brutto il paese, perché non saprei che fare. E forse non potrei vivere in un paese così, tra virgolette, desolato, forse, cioè, magari si vuole vivere anche in una maniera, appunto, si vuole incontrare, bisogna immaginare che la vita è anche l'incontro, lo stare insieme, e lì c'è tantissima solitudine, ma non è quella solitudine buona, no, è quella solitudine che ti fa, come direbbero a Napoli, anacizzare, cioè che ti fa diventare più aceto che vino buono, capito? E allora non lo so a che cosa serve tutto ciò. Il violino di Sena, tu... ancora pochi minuti, ti lascio, no, per loro, ma per loro pure. No, loro sono resistenti, sono... Allora, poi ci vediamo una volta a settimana, ah, loro insieme stiamo. Il garbo è... appunto, il garbo, è... il piacere di stare insieme. È piacevolissimo ascoltarlo. Grazie. Violino di Sena, siamo profughi, la nostra vita è in affitto, viviamo ogni giorno come non avessimo domani. Profugo è chi non onora i suoi morti là dove hanno vissuto. Noi a Sarajevo avevamo amici musicisti nella filarmonica, 6 sono morti per strada, 4 donne sono state violentate, anche Sena è stata violentata perché era mia moglie. Tu non vuoi capire, perché il dolore ti arriva dentro, anche se tu non ci vuoi pensare, anche se tu vuoi fuggire. Questo che dovete capire tutti quanti. Dov'ero io quando le accadeva, quando 2 uomini la tenevano ferma per i polsi e un altro la squartava? Eravamo chiusi in casa a lustrare i nostri argenti, questo lo dice la signora di Punto della Ricosa. Eravamo chiusi in casa a lustrare i nostri argenti o a incerare i pavimenti di legno mentre in fila con le madri i bambini morivano al mercato. Il violino di Sena è forse probabilmente quello più lancinante per una serie di ragioni, tu racconti bene, ci hanno rinchiuso, lo dice il marito di Sena, no? Il coltello della verità, dico inquieta, tu sei il coltello della verità. Non esiste un posto dove puoi stare al riparo se il mondo, quello che è più caro per te, sta in guerra. Ci hanno rinchiuso in un'ex caserma, coperti dai nostri vestiti nell'odore degli altri. Con noi c'era un professore musulmano arrestato dai suoi stessi ex allievi e una maestra che si è vista portare via i bambini della sua classe un attimo prima che lei riuscisse a metterli in salvo. E una donna che vagava impazzita nella neve con le sue pantofole di pezza alla ricerca di un gioco appartenuto al figlio, ucciso da un cecchino. E qua c'è lei che dice, come il film, lo sguardo di Ulisse, il nostro non era un film, dice Ramani. Nella discarica di Sarajevo vivono ragazzi che lo vissero tra i rifiuti per poter mangiare, continua implacabile, nessuno pensa a loro, mangiano gli scarti degli americani, sono come i topi, come i corvi. Non capisci, Simona, che è tutto perduto, che io e Sena non possiamo più ritornare.
Ecco, questo tema dell'esilio, e questo lo dico anche per Giovanni che segue il mio corso, poi ci sono 5, adesso siamo diventati 5 i miei studenti, sono aumentati strada facendo. Di più, ad Avellino non c'è l'università, quindi spero che resti. Quella fu poi tutta una battaglia, anche quella, non l'affronto perché il mio maestro è stato protagonista, quindi non posso affrontare la cosa. Possiamo affrontare la cosa. Prendiamo atto che Avellino doveva avere l'università tra Benevento e Fisciano, alla fine non l'ha avuta né lì né qui, e quindi con la scusa che sta in mezzo non ha più la ferrovia per andare a Benevento all'università, però non ha manco, diciamo, un'attrezzatura forte tipo una metropolitana che ti porta a Fisciano in 5 minuti. Per cui noi siamo sempre così, tra coloro che sono sospesi. Ecco, allora il tema dell'esilio. Il tema dell'esilio, poi il tema dell'esilio in generale, dello spaesamento, dell'esilio, dell'esilio. Noi abbiamo approcciato questo corso di tua letteratura parlando di questo. Io ho fatto la lezione introduttiva parlando di questo. Tutti i tuoi protagonisti, anche la protagonista della storia d'amore mancata, nel senso di colei che si innamora del medico. Josean, una storia di una persona comunque che alla fine è spaesata rispetto ai suoi sentimenti, esule rispetto ai suoi sentimenti. E come ho scritto nel comunicato stampa, l'ultima scena di quella bellissima, complicatissima e leggerissima, con pieno di vivacità, poi parla della Bretagna che ho conosciuto per ragioni affettive, c'era un mio carissimo amico che era bretone, e poi parla del ciclo appunto. Della tavola rotonda, parla di Viviane di Merlino. Ecco, anche quel finale dimostra che l'esilio poi è una condizione che appartiene a tutti noi, cioè, anche quando è vero che rimaniamo a casa, poi spesso diventiamo degli esuli. Perché tu ti occupi molto di questo nei tuoi racconti, di queste persone che sono comunque non sono in nessun posto? Anche quando sono in quel posto non sono in nessun posto. C'è la frase di Pavese che tu citi, scusa che ti interrompo, la frase cita nel primo racconto del rapporto tra carcere e casa, che dice Leonardo ad Adriana, no? Dice, ricordi la frase di Pavese. E noi siamo così, questa è la condizione dell'essere umano, della modernità. E l'esilio sempre da qualcosa, anche quando sempre nel posto nel quale dovrebbe stare, cioè le nostre case, le nostre terre. Ricordo quella bellissima canzone di quel cantatore milanese, personalmente un'amnesia, che diceva appunto c'è solo la strada, no, su cui puoi contare, la strada di unica salvezza, perché noi viviamo in delle case che sono in se stesse un luogo di esilio, diceva in quella canzone. Ecco, il tema dell'esilio, io ritengo un tema paradigmatico dell'essere contemporaneo, del cittadino contemporaneo, soprattutto quello delle grandi città, ma anche quello dei piccoli centri, per parlare della solitudine negativa, no? Dei piccoli centri. Ma non è un tema che poi in fondo riguarda appunto tutti gli esseri umani, anche se tu poi lo rendi paradigmatico con alcune figure di questi esseri umani. Dipende innanzitutto se uno ne ha percezione. Cioè, bisogna immaginare, io penso sempre che questa ragazza che stamattina con 600 euro suonati ha comprato il suo tablet, può darsi che lei non si senta per niente in esilio, chi lo sa. L'esilio è avere l'idea che c'è un altrove e che in qualche modo quest'altrove ti manca. E nella mancanza tu ti senti come una persona che non ha un approdo. L'esilio è, per esempio, non pensare che non c'è qualcuno o qualcosa che ti accolga. Essere accolti è proprio di chi, come Ulisse, torna e cerca qualcuno che lo aspetta. E per fortuna la prima che si rende conto che lui è tornato è la sua nutrice, perché dice, ma questa tua cicatrice, la tua cicatrice non è quella di un altro, quindi lui sa di essere stato accolto perché un segno del suo corpo è stato riconosciuto. E allora penso che l'esilio è anche il non sentirsi riconosciuti, no? Del posto dove vivi, dove sei, e però nello stesso tempo è l'ostinazione di pensare che da quel, quindi non ti dai da quel movimento che tu
fai quelle cose perché non puoi farne a meno. In effetti io mi sento una Heimatlos, no? Una donna senza casa e senza patria, perché in tedesco Heimat è casa e patria insieme. Però nello stesso tempo so che quello che ho, guai se lo perdessi, sarei ancora più, più straniera, no? È una dimensione interna, una dimensione probabilmente anche spirituale, anche interiore, che uno si porta dentro e dalla quale ha difficoltà ad uscire, ed è una dimensione molto dolorosa, non è una dimensione, diciamo, allegra. D'altra parte io non scrivo racconti allegri, non potrei raccontare cose molto allegre, e come dice mio figlio che sta a Londra, dico: allora che libri mi porti? Dico: vuoi che ti porti qualche libro? No, mamma, quelle cose tristi che fai tu, no, le voglio neanche. E questo, insomma, la dice anche uno lunga su, basta con queste storie tristi. E vabbè, questo insomma per spaventarlo, però insomma l'esilio è questo. Bisognerebbe anche ogni tanto, come dire, mettere i piedi per terra e andare, e senza aver paura, perché poi può darsi che insomma abbiamo girato io molto mentalmente, insomma altri molto fisicamente, ma poi esiste la legge del caso e della necessità, per cui noi siamo qui perché questo è il luogo dove il caso ci ha portato e dove necessariamente dobbiamo restare. E allora io poi penso che l'esilio diventa la necessità di stare in questi posti, e anche insomma in queste epine che io dico: mamma mia, ma qua chi ci rimane più, ma camba fa, no? Quando io cammino poi vengo praticamente trafitta dalla bellezza di un tramonto o di un panorama o di un paese o di una pietra lavorata, dico: ma io vado girando, ma poi alla fine forse è tutto qua, no? È tutto, la bellezza negli occhi di chi guarda, non è solo nell'esterno. E quindi insomma alla fine siamo felici di stare in questa terra, anche se così inospitale. E poi devo dire una cosa felice: lui già l'altra volta, 3 anni fa, quando sono venuta, te l'ho detta per telefono, ma adesso lo dico ancora di più, che tu in questa, insomma, io riconosco l'importanza di fare questi lavori che fate voi come fondazione, perché bisogna lasciare in questi territori un grande segno, cioè un'impronta, qualcosa che ci faccia immaginare che non è stato fatto, non è tutto in vano, non è tutta acqua che scorre e non è tutto fiume che va verso il mare. E queste cose, indipendentemente dall'ospitalità che voi date, no, a chi scrive, a chi pensa, a chi, non so, ai musicisti, insomma, a chi ha qualcosa da raccontare, è importante per il posto, per il paese, perché insomma non si può immaginare che questi paesi sono solo cattivo affare, malaffare, insomma si muore, però non, insomma, esistono poi delle piccole cose, delle piccole realtà che danno la forza a chi vive, e tu, voi, non so quante persone insieme con te fate questo lavoro, secondo me è meritorio, un po' anche questo nascosto, però bisognerebbe andare in giro in questa Italia a conoscere tutti quelli che fanno questi lavori importanti, nascosti, di cui forse non si ha notizia plateale, cioè non sono quei casi nazionali, perché qua tutti cercano i casi nazionali, tutti vogliono stare in prima pagina, e invece questi lavori qua sono quei lavori che poi ti restano, perché sono quelli che ti formano, ti danno un po' di, e poi ti danno speranza, ecco, questo è il mio amico, che è stato sempre. Grazie. Commento questa tua bellissima considerazione, che apprezzo molto sicuramente anche gli amici della fondazione, che io, per esempio, c'è la mamma di uno dei ragazzi che ho conosciuto nel rapporto che abbiamo avuto tramite la fondazione con gli istituti scolastici, perché abbiamo gli istituti scolastici di Telese. Infatti ci sono molti rappresentanti di quell'istituto scolastico, qualificatissimi. Ma la mamma di questo ragazzo, si chiama Giovanni, che sta lì dietro, si nasconde adesso in questo momento, dietro a Maria Teresa, è Giovanni Burro, che a me fa particolarmente piacere che questi ragazzi ogni tanto mi scrivano, no? Mi scrivono, sono andati via, ahimè, però facendo benissimo peraltro, ma sono andati via e mi scrivono per dirmi che le cose che loro fanno, quando le fanno, ricordano le cose che hanno fatto qui.
le esperienze che abbiamo vissuto qui e le cose che abbiamo fatto insieme, e quelle poche cose che siamo riusciti a fare insieme. Devo dire, ma questo per me è il ricambio, perché poi nella traccia, perché poi da lì possono partire, faranno quello che vorranno, ma non dimenticheranno delle cose che abbiamo fatto qui in questo posto, e da qui sono nate le loro stesse idee, il loro stesso percorso. Va bene, voglio dire che chi vuole, interessato, può comprare il libro. Ah sì, il libro sta dietro, lì in fondo, sul tavolino c'è Antonella che curerà il vostro acquisto, e noi ci vediamo come sempre mercoledì, ci vediamo mercoledì prossimo con un altro genere letterario nuovo, sottoparro, una cosa che ho scoperto di recente, poi ne parlerò per la settimana prossima. Grazie Emilia, grazie a tutti.